Eccoci qua, buonasera a tutti. Oggi vi parlo di questo libro di Amos Oz, Gesù e Giuda. È un libricino piccolissimo, una sessantina di pagine, alla fine il testo è di 30-35 pagine di Amos Oz, con una bella prefazione di Henry De Luca, che ancora una volta consiglio di leggere dopo aver letto il libro, dove Amos Oz fa alcune considerazioni sulla figura di Giuda, e spiega anche in parte un po' la storia di questo libro di cui vi ho già parlato. Allora, innanzitutto la figura di Giuda è vista come la quintessenza del tradimento, veniva anche rappresentato in questo modo. Le figure e i quadri del Medioevo lo dipingevano sempre come tipicamente un ebreo. Ecco perché Giuda, c'è anche un'assonanza fra giudeo e Giuda, e in qualche modo rappresenta la, come dire, come venivano dipinti questi ebrei. Racconta una storiella, fra l'altro, all'inizio, dove un suo zio in treno, leggendo un giornale scritto in ebraico, in Polonia molto tempo fa, ci sono due suore, e una dice: ma lei sta leggendo un libro in ebraico? Sì, sono ebreo e sto leggendo un libro. Ah, è la suora più giovane, quasi piangente: ma come avete fatto ad uccidere così un buon uomo? Lui risponde ironicamente: guarda, io quel venerdì ero dal barbiere, quindi non so bene cosa sia successo. Ci sono alcuni di questi aspetti ironici in questo testo, anche perché è un testo che è stato scritto, è un discorso che ha fatto, sapete, quando si fa un discorso a volte ci sono dei momenti davanti, eccetera. Quindi il primo punto, concetto che viene espresso in questo libretto è proprio questo, la figura di Giuda in generale. Poi entra nel testo, nel romanzo, per spiegare alcuni aspetti. Nel romanzo si parla naturalmente di Giuda, ma si parla di Abrabanel, di un ebreo che prima della costituzione dello Stato di Israele agiva all'interno, no, del mondo ebraico in Israele, in Palestina, ed era fermamente contrario all'istituzione di uno Stato israeliano. La Costituzione è stata di Israele. Perché? Perché lui vedeva in questo passaggio la creazione di barriere difficilmente poi distruggibili tra gli arabi e gli ebrei, che secondo lui avrebbero potuto tranquillamente vivere assieme nella terra di Palestina. Per questo motivo è stato considerato da molti suoi compatrioti, da molti ebrei, come un traditore. Mentre, secondo il protagonista del libro, ovviamente a disposizione di Oz, non era un traditore, ma uno che aveva un'idea diversa del mondo. Il Giuda, poi, il Giuda Iscariota, quello del Vangelo, anche secondo Amos Oz, non era un traditore, ma anzi era uno che era convinto della grandezza di Gesù, ed era convinto che dopo la crocifissione, che lui in qualche modo ha contribuito a far avvenire, lui potesse scendere dalla croce e dare inizio al regno dei cieli. Quindi non era un traditore, ma uno zelante, insomma, seguace di Gesù Cristo. E quindi lui racconta, insomma, questi due aspetti molto interessanti del concetto del tradimento di due persone che traditori poi non sono, né Abrabanel nel libro né Giuda nella storia dei Vangeli. Il libro Giuda, come immagino ricordate, riguarda appunto un anziano che ha avuto il figlio che è morto durante la guerra con gli Stati Arabi, che vive insieme alla nuora. A un certo punto arriva uno studente universitario che risponde ad un'offerta di piccolo salario e vitto, anzi l'alloggio, scusate, per chiacchierare con questo. Questa persona è da solo, parzialmente, diciamo, infermo, anche se abbastanza autosufficiente, e che ha bisogno di qualcuno che chiacchieri, non ha più amici, semmai parla al telefono, discute al telefono con altri, questo anziano, Vald. E uno dei punti di discussione sono appunto Giuda, quello Giuda Iscariota, e Abrabanel, che è appunto la figura del traditore. A un certo punto Amos Oz rivela un segreto che lui dice importantissimo: suo padre
si chiamava Giuda, Yehuda, e il figlio anche ha dato lo stesso nome, quindi a un certo punto dice sono figlio di Giuda, padre di Giuda, doppiamente. Io naturalmente consiglio di leggerselo il libro questo, perché qui ci sono espresse in modo razionale le idee di Amos Oz sull'argomento, ma nel libro abbiamo, a parte diciamo, i ragionamenti che vengono fatti, abbiamo anche l'aspetto emotivo, è un romanzo che ti prende come romanzo, è letteratura. Questo era tentativo riuscito di spiegare alcuni aspetti della, letteratura. La parte finale però è molto, molto, molto interessante, perché dice, ma in effetti il passaggio del mio romanzo, qual è la parte più importante di questo romanzo? E qui dice, leggo, la mia storia è innanzitutto quella di due uomini e una donna, seduti per tutto l'inverno in uno studio foderato di libri, in una vecchia casa di pietra di Gerusalemme, che bevono galloni di tè e parlano e parlano e poi parlano ancora. Questo non è l'inizio di uno scherzo, ma l'essenza del mio romanzo. Tre persone che bevono tè e parlano tra loro nonostante le dolorose differenze. Ecco, questo è il senso che parola è proprio per... E lui non riesce a capire qual è stato il momento in cui è avvenuto questo passaggio, da nemici ad amici. E qui c'è fortissimamente... il richiamo all'importanza della tolleranza, che è uno dei temi di Amos Oz, del dialogo fra persone che hanno opinioni diverse, religioni diverse e possono essere all'inizio dei nemici acerrimi, ma che attraverso il dialogo possono trovare punti di concordia e punti anche a un certo punto dice di amore, quello c'è. I paradossi dell'amore, del potere, delle parole. Bene, io quindi ribadisco il bellissimo libretto, e però questo ve l'avevo già detto, l'altrettanto bello e bellissimo libro di Amos Oz, scritto un bel po' di anni fa. Buona lettura di tutti e due.